minore, oppure l'alluvione dimenticata, che è un titolo comune a tutti quelli che hanno subito questa cosa. Quindi non aggiungo altro alle parole di Nicola, qui chiaramente mi accodo, lascio di nuovo la parola a lui. Io purtroppo devo salutare perché, come diceva, ho un'impellenza di traghetto per rientrare. Mi ha fatto piacere oggi conoscere di persona anche Luca Matteia, che ho conosciuto per via telefonica e via mail. Oggi ho conosciuto anche una cittadina di Mulazzo, un'altra piccola di alluvione dimenticata, perché ahimè l'unica cosa che ci accomuna, tante cose ci accomunano, però la cosa che ci accomuna per adesso è che siamo tutti purtroppo dei cittadini dimenticati nelle nostre comunità, e talvolta non voglio polemizzare con il primo cittadino di Sala Baganza, ma con il mio, nel senso che talvolta anche i primi cittadini si dimenticano degli altri 999 cittadini che seguono, perché purtroppo il sindaco spesso è un po' da smuovere l'inerzia che lo frena a fare delle cose logiche talvolta, oppure non ci pensano, non lo so cosa mi frena, però confrontandomi con i vari comitati alluvionati mi sono reso conto che spesso i livelli delle amministrazioni locali e via via salire sono sempre un po' inerti, quindi vanno smosse con raccolta di firme, con manifestazioni, con lettere, con articoli sui giornali. Quindi